Emabuntus è una distribuzione Linux derivata Debian in varie versioni Debian. Allora, parliamo oggi di Emabuntus, soprattutto la versione, come potete vedere dal sito ufficiale emabuntus.org, andiamo a vedere la versione di E3, Debian 3, basata su Debian 10. Voi sapete che tra qualche tempo uscirà Debian 11, denominata Bullseye, e i ragazzi di Emabuntus stanno già mettendo in piedi la versione alfa di questa distribuzione, che si chiama, viene chiamata DE4, Debian Edition 4. L'ho provata, però devo dire la verità, essendo ancora una alfa c'è qualche problemino. Quindi oggi parliamo della versione basata su Debian 10, che ovviamente è una distribuzione rock solid, supporta i sistemi a 64 bit e quelli che più ci interessano per gli old PC, quindi anche i 32 bit. La distribuzione si presenta subito con due interfacce, anzi desktop environment, XFCE, che dico la verità a me non piace per niente, e il LXQT, che dovrebbe essere il sostituto di LXDE, anche se pare che LXDE non sia abbandonato del tutto, e in alcuni casi viene anche chiamato il mini KDE, perché usa le Qt già versione nuova, quindi dovrebbe essere un progetto che ha un supporto decisamente più maggiore rispetto a LXDE, che teoricamente si basa su delle librerie che andranno in dismissione. Qua, come vedete, fanno riferimento a tutti i link in francese, perché Emabuntus di fatto è una distribuzione di origine francese. C'è tutta una storia per quanto riguarda il mondo di Emabuntus. Beh, qua vi faccio vedere ad esempio la scaletta delle release che ci sono state. Inizialmente era basata su Ubuntu 10 LTS, poi sull'Ubuntu, Xubuntu, e poi nel 2016 hanno deciso di passare direttamente all'ambiente Debian. Devo dire la verità, un'ottima scelta, perché avere un'altra derivata Ubuntu, insomma, eravamo un po' stanchi. Che cos'ha di particolare questa distribuzione? È una distribuzione che viene creata per salvare i computer vecchi e donarli, lo dice qua, a organizzazioni umanitarie. Quindi siamo nel mondo del trashware, quello che piace a me, cioè quello che sta nella munnezza, computer che stanno nella munnezza, che vengono riattati attraverso un nuovo software, come dice Riccardo Palombo in uno dei suoi ultimi video. Non vi serve un hardware nuovo, ma vi serve un nuovo software, e io condivido completamente l'opinione di Riccardo. Andate a vedere il suo canale, molto interessante, soprattutto il progetto di un vecchissimo HP Mini che viene trasformato attraverso la Void Linux, una distribuzione particolare che molto probabilmente vedremo qua sul canale, in una macchina da scrivere che consuma qualcosa tipo 3 watt di energia elettrica. Fantastico. Dicevamo, Emabuntus è un po' la fusione tra Emmaus e Ubuntu, perché inizialmente era basato su Ubuntu, poi vabbè, sono passati a Debian. Questo è un po' il cappello iniziale. In realtà c'è la community, Emmaus Community, che di fondo è l'ispirazione del nome. Vi rimando poi a tutta la storia, c'è tutta una storia dietro, è una comunità fondata all'inizio del 1900, se non ricordo male, nel 1917, ma potrei dire una fandonia, quindi non vi fidate di me, fidatevi piuttosto dell'informatica che vi racconto, ma non delle informazioni temporali, perché ho una pessima memoria, ve lo dico. Peraltro oggi sto provando un setup con un doppio monitor, sto usando un vecchio tablet, un Fire HD8, come secondo monitor per verificare i consumi di, e soprattutto cosa sta facendo OBS. Intanto facciamo che risolvo anche questo problemino e abbassiamo questa cosa qua. Perfetto, continuiamo con la nostra distribuzione. L'ho scaricata, è una distribuzione un po' pesante, il download è di circa 3 giga, ve lo faccio vedere qua.
c'è un po' di roba, un po' di guazzabuglio. Come vedete è una distribuzione cicciotta, ma perché? C'è una scelta, di una logica dietro. La logica è, siccome voi dovete fare delle installazioni di computer che molto probabilmente non hanno una connessione a internet, allora vi faccio direttamente scaricare una ISO bella cicciotta, bella corposa, con praticamente dentro, penso, il 99% del software che una persona possa, come dire, aver bisogno per la produzione di documenti multimediali, ascoltare e guardare ascoltare audio e guardare video, consultare internet, insomma c'è veramente di tutto. Lo vedremo poi insieme nel video, nella parte in cui lanceremo la VM che ci sta aspettando. E dico la verità, questa cosa è un'ottima scelta, perché effettivamente, fatto una volta il download e installato questo Mubuntu, praticamente non dovete più installare nulla, cioè avete tutto. Ve lo dico subito. Allora, io ho provato a flashare questa cosa, questa ISO da 3,5 GB su una chiavetta da 4 GB. Se ci provate non ci riuscite, perché non vi bastano 4 GB. Quindi vi dico già che dovete avere almeno una chiavetta USB da 8 GB. Ho usato il classico Rufus e funziona perfettamente, sia la versione live che a bordo, quindi potete provarla senza andare ad intaccare il sistema operativo che avete sul vostro computer, piuttosto che fare direttamente l'installazione. L'installazione è con un installer in italiano, sia testuale che la versione grafica Calamares. E, per chi non lo conosca, Calamares è questa roba qua, ve la faccio vedere, guardate, una roba fantastica. Calamares installer è un framework, è un framework installer che viene usato da quasi tutte le distribuzioni, anche le distribuzioni Arch. E attraverso questo framework si crea il menu classico avanti avanti fine per installare le varie distribuzioni. Vi faccio vedere ad esempio, ma sicuramente una volta che vedete questa immagine, eccola qua, Arco Linux, giusto per dirne una a caso. Arco Linux è una Arch, ok, derivata. Parliamo della VM, che si presenta subito così. A parte che devo dire la verità, io l'ho appena lanciata, ho fatto un'installazione con la scheda di rete staccata perché volevo verificare che cosa installava senza aggiornamenti. E quindi dico una cosa. Allora, prima cosa, mi stupisce il fatto che faccia il resize della grafica dentro VMware senza dover installare gli OpenVMware Tools, quindi già un bel plus. Al primo start vi chiede subito che cosa volete utilizzare, se LXQT o XFCE. Io, come vi dicevo, passo a LXQT. Adesso vi faccio anche vedere perché secondo me è più bello. Voi dite di no? Fatemelo sapere nei commenti. Allora, mettiamo la nostra solita password stronghissima e vediamo che cosa succede. Allora, non è un sistema reattivissimo al primi start, ve lo dico subito. L'installazione peraltro è anche abbastanza lunga, ma anche perché vedrete c'è una marea di pacchetti già preinstallati, quindi farà un casino ci metterà un casino di tempo a installarsi. Però una volta fatta, devo dire, boh, computer lo potete dare a chiunque e lo potrà utilizzare senza problemi. Quindi siamo dentro LXQT, questa qua è il menu di LXQT, molto simile a LXDE. Insomma, chi ha usato LXLE, l'altra distribuzione Linux, forse la prima che mi ha fatto conoscere il mondo del recupero dei vecchi PC, è più o meno siamo lì, ok? Prima domanda, vogliamo creare la cache del pacchetto? Allora, sostanzialmente qua ci sta facendo fare la classica operazione che si fa da apt, quindi diventiamo sudo su, giusto per farvi capire. E questo comando qua, che è apt update o apt-get update, ma dipende da cosa usate, io uso di solito apt, sostanzialmente crea la cache dei pacchetti presenti sui repository configurati. Quindi è una cosa che viene fatta tutta da interfaccia, è un sistema che effettivamente è stato personalizzato pesantemente per evitare di usare la riga di comando. Facciamogli creare la cache del pacchetto. Questo perché lo fa? Perché, come potete vedere qua in basso, anzi qua in alto, scusate, viene lanciato l'agent che sostanzialmente ogni giorno viene, o settimanalmente, viene fatto l'update.
quindi è il check, l'agent che fa l'indicatore che sostanzialmente guarda se ci sono aggiornamenti, ok? About, vediamo se c'è il nome, eccolo qua, così lo vedete. Eccoci qua, ci ho messo un pochettino di tempo, io nel frattempo ho aperto il task manager a Katop, così riusciamo anche a vedere che cosa sta succedendo. Ok, subito dopo ci viene chiesta la configurazione del desktop. Qua ci sono una serie di screensaver che potete configurare in attivo Ubuntu, Ubuntu oppure Emubuntu. Invece abbiamo l'opzione di sfondo che preferisci, qua ci sono un po' di wallpaper, io adesso ad esempio metterei un wallpaper molto molto, eccolo qua, tipo questo che ci piace tantissimo. È possibile abilitare la sintesi vocale nel caso in cui la vogliate ad ogni avvio del computer, e io la disabiliterei perché sentirmi la vocina che mi parla o divento pazzo dopo 30 secondi e spacco il computer oppure mi devo abituare ad avere le vocine nella testa, ma siccome non ce le ho ancora e non ho voglia di perdere oltretutto tempo ad abilitare l'accesso, ad mettere la password ogni volta che accedo al sistema, abilito l'accesso automatico. Questi qua sono i eccolo qua, procediamo allora ancora con le varie configurazioni, passiamo a questa cosa che ci dà fastidio. Un'altra delle configurazioni del desktop interessanti è il fatto di avere la dock qua in basso di CairoDock. È un lanciatore stile Apple, adesso ve lo faccio vedere subito, così, che è molto interessante e può essere utile. È differente da, ovviamente, dal menu classico Start in alto a sinistra di LXQT, ovvero però una dock che è, chiudiamo, che qua in basso può tornare utile. Attenzione, perché se avete un computer che magari ha qualche problema di carico, non attivate troppe opzioni grafiche, perché secondo me non hanno senso. Lasciando la freccina sopra le voci, vediamo anche la descrizione. Qui ad esempio si può bloccare il dock per evitare di avere delle modifiche, quindi rimane preimpostato, non lo potete modificare. Comunque sono tutte impostazioni, come potete vedere, che sono presenti in menu applicazione CairoDock. Avete la possibilità di abilitare Redshift, quindi la colorazione, e il filtro blu, giorno-notte, quindi cambiare la temperatura del colore. Attivare il gestore degli appunti, appunti quella parola che nel video scorso non mi veniva manco morto, e quindi avete la cronostoria di tutti i Ctrl-C che fate all'interno della vostra sessione. E poi attivare un tema scuro. Proseguiamo, io gli direi ok così vi faccio vedere anche poi il Cairo. Un'altra delle cose interessanti di questa distribuzione è questa sorta di profiler. Allora, se ad esempio dovete dare il computer in mano a dei bambini, potete scegliere ad esempio di base, le traduzioni sono un po' così, quindi sono, presumo, prese dal francese, tradotte brutalmente in italiano per certe cose. Quindi potete dare sostanzialmente un sistema che i bambini possono utilizzare con facilità e creare poco danno. Potete, se siete principianti, metterlo in modalità semplice, ma io sono un po' testone e voglio avere il controllo completo, anche perché così riesco a farvi vedere tutto quello che c'è nel menu di Start. Andiamo a dare ok. Prima cosa interessante, questo ad esempio è un bellissimo script di personalizzazione dove è possibile installare software non free, cosa che nelle Debian standard ovviamente dovete abilitare il repository, fare una serie di operazioni da terminale. Qui invece avete la possibilità di fare direttamente l'installazione con 4 click. Allora, ad esempio, Adobe Flash Player direi che proprio non ci interessa, i codecs potrebbero essere interessanti, TeamViewer versione 14 è una cosa interessante, ma non la installate perché ormai siamo alla 15 e rotti e questa versione di TeamViewer purtroppo non funziona. E poi installiamo anche i font, giusto per essere sicuri di vedere tutto correttamente. Prodotti della suite Microsoft Office, e per i documenti, perfetto, sì, perché evidentemente
alcuni font, alcuni documenti doc che sono stati scritti con questi due caratteri non si riescono a vedere correttamente. Io adesso sto lasciando tutti i flag qua in basso perché al prossimo avvio comparirà nuovamente queste finestre. Si possono anche togliere, ovviamente. Diamo gli ok. Che cosa sta succedendo? Allora, si sta installando quello che gli abbiamo chiesto, quindi i codec, ma nella parte bassa, guardate chi c'è. C'è il nostro Cairo. Questa è la Cairo Dock, dove praticamente ci sono quasi tutte le cose più utili, interessanti, senza doverle andare a cercare qua in alto nel menu a sinistra, che è veramente popolato da... Guardate quanto software c'è, cioè veramente c'è tantissimo. C'è, eccolo qua, Cairo Dock, che potete tranquillamente attivare, disattivare, personalizzare. Giochi, grafica, internet, ci sono veramente una marea di software già preinstallati, istruzione, perché ci sono anche parecchi software che, essendo anche orientata come distribuzione all'utilizzo di ragazzi e bambini, ci sono giochi didattici, c'è il pacchetto Office, c'è la possibilità di installare il software non free, quello che stiamo facendo in questo momento, che sto installando i codec, come potete vedere, e quindi vi sto intrattenendo perdendo del tempo sostanzialmente. La programmazione attraverso questi due editor, strumenti di sistema, c'è veramente, guardate, c'è la qualunque in questa distribuzione Mabuntu. Preferenze, anche qui io mi sono perso. Come vi dicevo, in una ISO da 3,7 GB circa, 3,8 GB, c'è tanto di quel software che la metà basta. Io penso che una persona che abbia veramente esigenze medio-basse di navigazione, di pastrocchiare un po' su internet, con questa distribuzione ci fa qualsiasi cosa. Vuoi rimuovere le lingue non necessarie alla distribuzione? Sì, ad esempio il francese non lo conosco, lo spagnolo non lo conosco, il tedesco e il portoghese neanche. Installa i complementi della lingua selezionata, sì, perché così riesco anche a leggere qualcosa in italiano. Quindi vedete com'è possibile. L'inglese lo lascio perché non vorrei che ci siano delle porzioni di traduzione che non siano terminate. Una volta terminata la rimozione dei pacchetti delle lingue e aver configurato quello che ci interessava, possiamo partire con la nostra panoramica generale. Come potete vedere, qua c'è una bella casetta, clicchiamoci sopra. Vi svelo un segreto: gran parte della distribuzione, delle cose che vedremo, io non le ho ancora provate, perché c'è veramente tanto di quel software qua dentro che io sono un pochettino spaventato da questa registrazione che sto facendo in questo momento. Questo qua è la classica home, il file browser e Pacman, ma in realtà, se non ricordo male, questa cosa l'ho vista, c'è Tunar anche. Se io clicco qua, guardate, c'è il cerca, scrivo Tunar, eccolo qua, c'è anche Tunar. Quindi se siete più, vi piace più di più Tunar, vi è più simpatico, perché magari è più bello, non è tanto differente, però ci sono ad esempio alcune differenze, tipo su questa cosa, sulla parte dell'indirizzo, ci sono queste cosine interessanti. Quindi avete un doppio file browser, avete un browser molto, molto leggero, Falcon, se non ricordo male una volta si chiamava Qt Browser e poi è stato rinominato in Falcon. È un browser che non viene forse più mantenuto, diciamo così, in termini di sicurezza, in modo come possono essere Chrome piuttosto che altri browser, però ce l'avete, è un browser leggero, facile da usare, tranquillamente si può utilizzare. Andiamo a vedere nella comunicazione. Ah, vedete qua quante cosine interessanti. Comunicazione in realtà è un pop-up, ci sono tutti questi software che... Aiuto. Allora, interessante, c'è Jitsi già installato, bello. Pidgin, non lo conoscete? Come non lo conoscete? È un messenger multiprotocollo. Praticamente Pidgin dentro c'è MSN, c'è Skype, ci potete mettere il protocollo di ICQ, una volta esisteva ICQ,
ok, powwow forse addirittura si può mettere, cioè è veramente un sistema di messaging, è un messenger evoluto con multiprotocollo che può essere interessante. Se non ricordo male si può aggiungere anche quella di tramite il protocollo XMPP, la chat di Hangout o quella che c'era dentro Gmail. Abbiamo Firefox SR, io adesso dico la verità, non lancio l'update, sì, il Windows Update, sono fuso, l'update, perché ce ne sono tipo 340 mega di download da fare e in questo momento non ha senso, a me interessa farvi vedere più che altro la distribuzione, come si presenta. Molti di questi software verranno aggiornati. Firefox SR, per chi non lo sapesse, è la versione a supporto esteso. Una delle ultime versioni dell'SR dovrebbe essere la 78 o la 79, che però ha è una versione di Firefox in versione LTS sostanzialmente, ok? Abbiamo Thunderbird per il cliente di mail, abbiamo la Jitsimeet, quindi possiamo fare anche le videoconferenze con Jitsimeet. Empathy, FileZilla, FTP, Transmission per quanto riguarda BitTorrent, questo WAMU non lo conosco, sarà un VoIP. Framadrop, ok, c'è all'interno della distribuzione tutto ciò che è il mondo Framasoft, se non ricordo male, e infatti Framasoft Services, che penso sia un po' dietro questa distribuzione, si prefigge l'obiettivo di degooglizzare il mondo, ok? Framapad e Framadrop e Framasoft Services non li ho provati, lascio a voi provarli, fatemi sapere se possono essere utili, nel qual caso li potete tranquillamente disinstallare. I commenti sono qua sotto. Per quanto riguarda Office, guardate quanta roba c'è, c'è il dizionario, AB Word, che io ve lo consiglio, ragazzi, usate AB Word, non usate il LibreOffice Word, AB Word è una figata, guardate che bello che è, un Word leggerissimo, questo lo guardiamo dopo. Con Word ci fate tutto quello che ci dovete fare tranquillamente. Guardate, io lo trovo veramente un'alternativa Word veramente valida. Salva in formato, non mi ricordo, forse ABV oppure Doc, Rich Text. Vediamo se c'ha l'open format, ma spero proprio di sì, perché se no open document, avete tutto quanto. L'unica cosa che forse non avete è il filtro DocX. Ah no, avete anche il DocX. Quindi potrete tranquillamente anche salvare in DocX, che al momento forse è il formato Microsoft più open, ma anche più compatibile tra Google Drive, il cloud di Microsoft, questo Word, il Word di LibreOffice, forse ancora di più dell'ODT. Dico una fandonia? I commenti sono qua sotto. Numeric, che è un Excel, GPDF per i PDF, abbiamo il writer, tutta la suite di LibreOffice classica, Kiwix, che non conosco ragazzi, adesso lo apriamo e vediamo che cos'è Kiwix. Vuoi scaricare i cataloghi dei libri? Sì, non so cosa tu sia Kiwix, ma deve essere una figa, secondo me è un lettore di libri, vero? Vero che è un lettore di libri? Sì, Kiwix. Kiwix, andiamo a vedere cos'è Kiwix, così vi dico in diretta cos'è Kiwix. Io non lo conosco, non è che conosco tutti i software, perché a me io mi diverto a guardare le distribuzioni, anche perché imparo cose nuove. È un free software che porta la conoscenza a milioni di persone intorno al mondo, è un lettore di file ZIM, ah ok, formato ZIM tipo ebook o cose di questo tipo. Abbiamo scoperto una cosa, almeno io ho scoperto una cosa nuova. Calibre, per quanto riguarda la gestione di tutti i vostri ebook, caricarli sui vostri ebook reader, fantastico. Gini, che è il file di testo, nota classica, home banking, mamma mia, ho paura ad aprirlo, apriamolo. Ah, la gestione delle spese personali, fantastico. Quante cose che c'è qua, la calcolatrice. Scribus, che è il... si chiama il prodotto di Microsoft che ci permette di impaginare, adesso non ricordo, peraltro è un desktop publishing, praticamente per fare il publishing di giornali, riviste, mi sfugge il nome del prodotto Microsoft. Comunque potete fare tutte queste cose, biglietti da visita, brochure, newsletter, packaging, bellissimo. Vabbè, chiudiamo.
PDF Arranger presumo sia un editor di PDF, vero? È un editor di PDF, è uno strumento per ordinare e modificare i file PDF, assolutamente sì, non ho file PDF da aprire. Aggiungi, vediamo se c'è qualcosa di PDF, documenti. Dire di no, perché, anche perché ho appena scaricato, ho appena installato la distribuzione, quindi siamo nella condizione di non poter vedere tuttissimo. Poi audio qua mi diverto perché c'è già Audacity installato, non è una versione recentissima, è la 222, ma c'è già Audacity, c'è G-Podder, il mitico G-Podder che è un podcast client, in realtà esiste anche Clementine che potete utilizzare sia come player che come podcast player, quindi podcast a manetta quanto ne volete. Quodlibet secondo me è un software per scrivere musica, non lo so, adesso vediamo quando parte che cosa ci dice. È un player, ah, tranquillamente un player, va bene, non ne bastava uno, no, 56, c'è un ex falso, eri un falso, che cos'è un ex falso? Questo video sarà un po' diverso rispetto a... è un free open source cross platform audio, tag editor, organizzatore, libreria, ah, va bene. Quindi è un po' di tutto, tag editor, ma non è un player. Poi, cosa abbiamo? Il CD Ripper, un sound converter, quindi un convertitore di musica. Ah, questo è fighissimo, ragazzi. Radio Try, secondo me, è veramente una roba che è fantastica. Cioè, io faccio così, faccio jazz. E c'è il jazz. Adesso, forse lo sentite anche adesso. Adesso lo stoppo perché spacca tutto. E questa è una figata, questa è veramente una figata, cioè qua potete tranquillamente, ci sono un mucchio di web radio che potete ascoltare, ovviamente ci sono delle web radio che non conoscete magari, però è veramente una cosa comodissima. Caffeine indicator, questo qua è l'indicatore di caffè, perché cos'è? Ah, lo stato di idle del desktop controlla. Va bene. Ah, il caffeine è quello che uso io su Windows. Ok, per non far andare in spegnimento il monitor. Va bene. Allora, qua a livello di... bando alle cavolate che stiamo facendo e che stiamo dicendo su questa Emma Buntus, che però devo dire la verità mi sta piacendo parecchio, abbiamo già Pulse Audio installato, quindi il proxy audio... server audio proxy che è presente è anche questo qui, quindi devo dire la verità molto interessante. Fatemi dare solo un occhio ogni tanto al mio secondo monitor giusto per non fare cavolate, perché siamo anche in test da questo punto di vista. Adesso mi strozzo. G-Speech invece è la sintesi vocale, invece Pulse Effect e per la gestione, sì, ok, abbiamo quindi tutta la parte di equalizzazione, riverbero, compressione, si può applicare un filtro all'audio che state ascoltando, addirittura al compressore, ma le persone che non sanno minimamente che cos'è l'attacco, il rilascio, la threshold, la ratio, il ginocchio, boh, vabbè, cose evolutissime. Andiamo nella zona video. Nella zona video abbiamo VLC, che chi non lo conosce, secondo me... dovrebbe cambiare mestiere, cambiare canale, non guardate più questo video se non conoscete VLC, sto scherzando. VLC Media Player è il player nato per scherzo da un progetto, se non ricordo male, del MIT, è diventato il player globale. GVC View, che è quello che praticamente è per la telecamera, per la webcam, ok? Caffeine, un altro caffeine, questo sarà un player video anche lui, sicuro, riproduci file audio video, sì, TV digitale, va bene. SMTube, ragazzi, se voi volete guardare YouTube su computer che non ce la fanno e volete usare, guardarlo in modo che consumi poche risorse, questo SMTube è la vostra soluzione. Ad esempio, se io cerco Maurizio Lonobile, vediamo cosa trova, una fava, perché in questo momento c'è da mettere a posto la API, perché sicuramente questa è una versione purtroppo vecchia. Ma se voi vi create l'API,
ho anche un articolo sul mio sito personale maurizionobile.it, spiego come creare una propria API su Google APIs e andarla a sostituire per questo tipo di client, perché giustamente il programmatore usa la sua API, ma poi utilizzando tutti la sua API supera il livello di quota, infatti lo dice qua, perché you have exceeded your quota, e quindi non si possono più vedere i video. Ma in realtà basta modificare un semplice file di configurazione e tutto torna a funzionare. Andateci a buttare un occhio. WinFF, un frontend per FFmpeg, ma non usate i frontend, usate la mia guida ad FFmpeg, ragazzi, che abbiamo fatto con Andrea Ciraolo, e devo dire la verità, sta facendo successo, perché ci sono diverse persone che mi stanno chiedendo consulenza per automatizzare con FFmpeg. Io devo ringraziare queste persone, ho delle conoscenze, non riesco a risolvere proprio il 200% dei problemi, perché molte persone vogliono fare delle cose molto arzigogolate. Però se avete dei problemi, i punti di contatto sono sempre i soliti, ok? Sul mio sito maurizionobile.it li trovate. Proseguiamo. KDN Live, che è un video editor, come può essere Shotcut ad esempio. Io uso e utilizzo Shotcut e sono anche un donatore dei progetti che utilizzo costantemente. Mi raccomando, fatelo anche voi, quei 4-5 euro all'anno dateglieli a sti poveri ragazzi, sti poveri sviluppatori che possono semplificarvi la vita e non farvi pagare delle cifre astronomiche tipo per Adobe Premiere. È un editor video molto famoso nell'ambito Linux, dico la verità, ci ho provato a impararlo, ho provato ad impararlo, ma non ce l'ho fatta. Shotcut lo trovo più vicino al mio modo di pensare. Handbrake è un software di conversione video, insomma, quando tanto tempo fa, in un'epoca passata, si ripavano i DVD, si facevano i DVX 3.11 e si usava anche Handbrake. No, in realtà si può fare anche questo, è praticamente un'interfaccia, se non sbaglio, molto evoluta, che però di sotto, di fondo, sta usando la codifica tramite FFmpeg. Proseguiamo. Per quanto riguarda la foto, abbiamo Gthumb per vedere le foto, Simple Scan per fare le scansioni, e vabbè, qua abbiamo il nostro GIMP classico, Inkscape per la grafica vettoriale, Gscan to PDF per scannerizzare e creare PDF direttamente, Imagination, che non lo conosco e quindi lo andiamo ad aprire perché sono curioso. Imagination, che l'è? Ah, è un semplice maker di slideshow, leggero, fate le slide, bellissimo. Quante cose che ha Linux che Windows non ha in automatico. Vabbè. Eugene invece è un assemblatore di panorami. Se voi fate più foto e poi volete unirle in una foto unica e fare gli panorami, questo è il vostro software. Proseguiamo per la masterizzazione. Nella masterizzazione abbiamo XFBarn e GCDEMU, che non conosco. Ah, ok. Ecco, questo ad esempio vi sta chiedendo, non è installato, lo vuoi installare nella distribuzione? No, in questo momento non ci interessa. Andiamo a vedere XFBarn. XFBarn è uno dei software che più si utilizza per la masterizzazione nell'ambito Linux, poi ogni desktop environment in realtà ha il suo software, tipo ad esempio Brasero, ce ne sono altri. Questo è banalissimo, tipo nuova composizione dati, ci mettete dentro i file e le cartelle che volete masterizzare, e presumo ci sia l'autoriconoscimento del supporto al momento in cui lo inseriate nel vostro masterizzatore, quindi se voi avete un masterizzatore Blu-ray come me, vi riconosce direttamente il formato. 2 tera non so quale tipo di Blu-ray possa essere, ma non penso sia un Blu-ray, non ho idea in questo momento, però bello, chiaro, limpido, recuaro, composizione, ci metti dentro i file, masterizzi. Bello, proprio bello. Preferenze, vediamo, ci facciamo un giro veloce. Vediamo se si può impostare il file system per curiosità. Barra degli strumenti. Aggiorna. Masterizza immagine. No, questo è per masterizzare le ISO che scaricate da internet. Si possono scaricare solo le ISO.
delle distribuzioni Linux, mi raccomando, scaricate solo ISO distribuzioni Linux. Non riesco a trovare il cambio del file system. Vabbè, non importa, questo è soltanto un mio cruccio, perché ad esempio sull'autoradio della mia auto non viene riconosciuto il file system UDF, che di norma adesso viene utilizzato per utilizzare i DVD e i Blu-ray o anche i CD come se fossero degli enormi hard disk. Una volta si usava l'ISO 9006 e 60 più il Joliet, e se avete un problema tipo la mia auto che non digerisce l'UDF, dovete masterizzare col file system ISO 9006 e 60 più Joliet, perché altrimenti se no non vi vede il CD. Questo lasciamo da parte. Tempo libero, qua giochi, Sweet Home 3D addirittura, potete disegnare la vostra casa. Play on Linux, che è la parte di Wine preconfigurata per poter giocare con software che si installano soltanto su macchine Windows. Stellarium, bellissimo, questo è un simulatore di volta celeste. Vedete qua anche la parte di software dedicata all'educazione. Ok, se non riuscite a chiudere Stellarium, purtroppo sulla macchina virtuale l'accelerazione grafica non ce l'abbiamo e quindi rischiamo di impallare tutto quanto. Però provatelo, è sicuramente interessante. Tux Guitar per suonare, Super Tux è un Super Mario, morale della favola. Educazione, abbiamo il Tux Paint classico. E voilà, qua ci mettiamo a disegnare. Va bene, è finito? Sì, ho finito. Ciao, non voglio salvare. Va bene. Uomo patata, Tux Typing, qua sono tutti software per per bambini, insomma per giochicchiare. Interessante anche questo aspetto. Andiamo nelle utilities. Allora, gestore delle applicazioni. Ok, quindi abbiamo qua il settings di LXQT. Esplodiamolo così vediamo tutto quanto. Allora, abbiamo l'aspetto, quindi si può modificare lo stile Qt, quindi potete modificare, metterlo in stile Windows, GTK2, Bidark, va bene. Le icone, tutto ciò che il mondo personalizzazione, che io di solito ignoro perché non mi interessano. Se volete cambiare il tema del bottone qua in alto a sinistra, ok. I caratteri dell'interfaccia grafica con tanto di risoluzione in DPI, se avete problemi di risoluzione. E qua abbiamo invece i puntatori a disposizione per il mouse. L'associazione file. Ok, quindi qua potete scegliere che cosa, con quale programma aprire determinati file. Configura notifiche. Vediamo se si è aperto qualcosa sotto. No. Ok. Postazione delle notifiche di base. Ah, quindi la posizione delle notifiche, dove compaiono. Infatti quando mi sono collegato alla rete, la notifica è comparsa qua in alto a destra. Va bene, qua quindi potete personalizzare la durata, la dimensione del carattere, 300 addirittura, è un po' grande 300. Date e ora. Si può verificare, bellissimo, RTC, e addirittura attivare la sincronizzazione dell'NTP. È una Debian con systemd. Quindi già di default ps-f grep systemd, systemd è sotto il vostro cofano, quindi comunque avete anche la sincronia della rete tramite la rete dell'orario, quindi potrebbe non essere necessario fare questo tipo di attivazione. Abbiamo la gestione dell'energia per quanto riguarda i portatili. Ho notato che sul mio portatile HP NX6110 vecchissimo ha visto che effettivamente la batteria non è collegata e quindi non può fare determinate cose, quindi il riconoscimento c'è. Qua abbiamo tutta una serie di gestore delle finestre, moduli di quindi personalizzazione delle XQT, che io non conosco, dico la verità, in questi termini. Però qua si può scegliere ad esempio le applicazioni predefinite, bello, interessante, i percorsi standard dell'utente e quello che parte in automatico. Addirittura si può installare anche il VM User Agent già predisposto, Redshift se lo volete per la gestione della colorazione, della temperatura del colore. Va bene. Lingua e paese classico, luminosità per quanto riguarda il monitor, la risoluzione,
che devo dire sono stupito, l'ha beccata in automatico, quindi secondo me ha a bordo delle VM Tools preinstallate, preconfigurate. La gestione delle azioni globali, quindi potete, vedete la porzione di non traduzione dal francese all'italiano, e io ho qualche difficoltà, quindi avete tutte le shortcut da tastiera che potete modificare. La parte scrivania invece, togliere lo sfondo, cambiare lo sfondo, le icone, la dimensione, presentazione, avanzate, mettere le icone, ad esempio home, cestino, eccola, bellissimo. Tastiera, quindi mappatura della tastiera, la lingua, gli utenti, la creazione degli utenti e dei gruppi, quindi qua potete creare gli utenti e i gruppi tranquillamente. E poi qua abbiamo tutto il mondo, vediamo se riesco a prendere la diagonale, ok, quindi la connessione alla DSL, boot info, che presumo sia, vediamo se qua ci vuole l'utenza di root, perché questa è una roba di sistema di boot sicuro. Sì, infatti qua sta facendo la scansione dei sistemi, quindi molto probabilmente sta cercando di capire quanti sistemi operativi ci sono installati su questo computer, quindi fare una diagnostica. No, vabbè, ma non ci interessa. Infatti disinstallatore di sistemi operativi, molto bello. Gestione dei dischi, proviamo a collegarci, ok. Quindi se io faccio modifica qui, no, che se no spacchiamo il disco in questo momento. Però qua abbiamo tutti i disk manager, un po' il gestione disco alla Windows. Qua abbiamo i driver per il wireless, quindi è possibile fare la configurazione di driver alternativi. Sul mio portatile il Broadcom B43 è stato riconosciuto al volo. Nota positiva. Qua invece abbiamo la colorazione. Vedete come cambia, ci sono un po' di ok, e qua ci sono queste cose qui. Se io lascio default ci piace. Gestore pacchetti qua, ma qua stiamo entrando ormai nella gestione del sistema operativo, quindi questo è il classico Synaptic, che in questo momento adesso farà l'aggiornamento. Ok, andiamo a vedere nelle preferences che cosa è stato configurato. Ok, aggiorna del sistema, aggiorna intelligente, chiedi sempre, bravo. Colori, ok, rete, connessione diretta, distribuzione la più recente, va bene, perfetto. Quindi qua avete la possibilità di andare ad installare il software tramite il Synaptic anziché che da riga di comando. Abbiamo le impostazioni del server di stampa, abbiamo l'installatore di Flatpak se vi servono dei Flatpak più aggiornati, ad esempio Audacity di solito in Flatpak si trova in versione più aggiornata rispetto al repo. La parte di login di LightDM, vediamo se si può personalizzare qualcosa nella login, ma tanto noi facciamo l'autologin, quindi che ce ne frega a noi? Sì, si possono fare tutta una serie di cose, va bene. Qua abbiamo il No Free Software Installer, che in realtà è presente anche qua, che è presente da tutte le parti. Regolazione delle finestre, riparazione del boot se si è spaccato il boot. E qua abbiamo anche la possibilità di creare condivisioni Samba. E questa è una cosa interessante, perché vedete qua lui crea ad esempio Mauri Share, crea sotto l'home una cartella che si chiama Mauri Share, che è scrivibile da tutti, da guest ok, e gli dà un 777, vuol dire tutti possono leggere, scrivere, cancellare ed eseguire file senza pietà, quindi anche da Windows. Se vi serve un aiuto su questa configurazione, ho fatto un video apposito che adesso poi vi linkerò nella scheda qua in alto, che proprio utilizza questo softwareino qua, che è uno strumento di configurazione delle share Samba. Quindi potete fare le cartelle e le share di condivisione direttamente da questa macchina, di modo che anche le macchine che sono all'interno della stessa rete ma che sono Windows possono andare a leggere e scrivere. E qua ci sono i classici spazi lavoro con i quattro desktop. Va bene, qua abbiamo veramente visto praticamente tutto. Ah, abbiamo interessante, abbiamo anche installato Gparted per la gestione delle partizioni.
Questo è utile anche quando, ad esempio, io di solito lo utilizzo per recuperare le chiavette che ho utilizzo per flashare sopra le varie distro, ma ogni tanto mi vengono create delle partizioni più piccole rispetto alla dimensione totale della chiavetta. Io con Gparty le recupero, quindi da 16 giga, da 8 giga tornano a essere magari 16, 32, dipende dalla dimensione. Ci sono dei software, scusate, ci sono software dell'HP per, molto probabilmente per la gestione delle stampanti, istantanea per creare gli screenshot, i print job, rinominazione di massa, rinomina di massa. Ok, quasi avete bisogno di sostituire in modo massivo in una cartella il nome dei file, lo potete fare con questo tool. Il cerca, ok. Numlock toggle, questo qua è il toggle per praticamente abilitare il numlock, il blocco del tastierino sulla tastiera. Avete Arandr per la gestione della risoluzione dello schermo. L'Advanced Network Configuration, che molto probabilmente, se è il classico, esatto, serve sostanzialmente a verificare quali sono le vostre connessioni di rete e andare a configurare, tipo assegnargli un indirizzo IP piuttosto che farlo usare la ricerca del DHCP, quindi l'assegnazione automatica. Questa è una cosa interessante, il Wi-Fi Radar. Adesso non posso farvelo vedere perché non ho una chiavetta Wi-Fi o un dispositivo Wi-Fi per fare la prova, però morale della favola, qua vengono listate tutte le Wi-Fi che vengono raggiunte dal vostro dispositivo e quindi poi si può fare il login e quant'altro. Interessante, stessa cosa che si può fare qua in alto a destra dalla gestione della rete qua in alto. Trova applicazioni, il Time Shift e il KeePass XG. Time Shift forse è quello per... Esatto, quindi potete farvi le copie dell'hard disk tipo Ghost tramite R-Sync o il file system BTRFS. Io non sono un grande conoscitore di questi due sistemi, quindi lascio a chi è più esperto di me qua su YouTube a spiegare effettivamente come funziona. Morale della favola, serve per fare una sorta di backup del sistema, una fotografia in un determinato momento e poi eventualmente restaurarla. KeePass XG è già installato per la gestione delle vostre password, delle vostre login, ma oltre a KeePass XG, una cosa interessante è che un amico mi ha chiesto: ma come faccio a installare VeraCrypt, che serve a criptare le partizioni e metterci dentro i file? In realtà qua dentro c'è già VeraCrypt, andiamo a cercarlo. VeraCrypt, guardalo qua. Qua avete già VeraCrypt installato. Vi mettete dentro una chiavetta, la criptate, create un volume criptato, ci mettete dentro tutto quello che volete e poi magicamente quella chiavetta, se cade in mani sbagliate, tanto è criptato. Se non sapete la password per decriptare il contenuto, buon lavoro. Qua è già installato. Comodo. Per chi è nubbio, come si dice in gergo tecnico. Allora, BleachBit è un tool che peraltro esiste anche per Windows e vi consiglio di utilizzare, è il sostituto definitivo secondo me a CC Cleaner. No software libero, bello, chiaro. Direi che, ok, sempre la solita cosa, quello che ci fa creare e installare i codec. Quant'altro, qua ci sono le informazioni sul computer. Allora, le informazioni sul computer funzionano in questo modo. Una volta che l'avete lanciato, potete selezionare una delle cose che volete vedere. Ad esempio, voglio vedere i file system. Ci cliccate e poi gli dite ok. Ok? Cosa succede? Vi fa vedere effettivamente quali sono i file system. Va bene. Torna indietro. Queste cose qua sono le cose che volete fare e questi sono i comandi che potete lanciare. Alla fine un'interfaccia che, non conoscendo i comandi, vi permette di avere determinate informazioni per quanto riguarda il vostro hardware. Se voi aprite il terminale e lanciate questi comandi, avrete lo stesso output che avreste lanciando, selezionando da questi pallini e facendo ok. Allora, poi manutenzione. Abbiamo HTOP, che è il classico task manager da terminale, gestore processi, che anche questo è
Task Manager, ok, più grafico, se avete necessità di un Task Manager grafico. L'emulatore del terminale, che è la console classica, quella che abbiamo visto qua, ok. Poi abbiamo il disinstallatore di sistemi operativi, quindi se avete un hard disk, io non l'ho mai utilizzato un tool di questo tipo, perché sono un po' un purista, cerco sempre di avere o un singolo sistema operativo per hard disk e non avere troppi bootloader con troppi dual boot, perché si rischia sempre di non uscirne mai fuori se mai qualcosa andasse storto. E evidentemente riesce a cancellare le partizioni e a rimettere a posto le voci di menu nel dual boot. Infatti qua c'è anche il riparatore del boot. Multisystem è un flasher, se non ho capito male, di distribuzione Linux su chiavetta, quindi potreste avere più ISO e tanto di grab all'interno di una chiavetta USB. Infatti vi chiede una chiavetta USB. Tool interessante, mai utilizzato. Qua c'è l'installazione del l'aggiornamento del software Flatpak, l'aggiornamento pacchetti, che è quello in attenzione software. No, questo software qua invece mi sa che è un software center o un boutique center, come li chiamano loro. E infatti cominciamo con le compere. Ah no, attenzione, questo qua è il FlatHub, quindi potete installare i pacchetti Flatpak direttamente da questo software qua. Sì, allora questo software manager permette di identificare sia il package già installato, ma potete anche eventualmente scaricare la versione da FlatHub. Quindi se avete la necessità, come vi dicevo prima, di avere la versione più aggiornata, potete farlo direttamente da qua. Bello, interessante, ottima cosa, bravi. Ci sono tantissimi software, quindi bisogna provarli, ce ne sono una marea. Allora, quindi software, Flatpak, aggiornamento pacchetti, chi più ne mette, il Synaptic, la configurazione del firewall e il TeamViewer. Come vi dicevo, TeamViewer non lo installate perché non si può assolutamente utilizzare. Direi che la parte manutenzione l'abbiamo terminata. TeamViewer dovete installare e scaricare la versione più aggiornata nel caso voleste usarlo direttamente dal sito ufficiale. Allora, l'accessibilità, ci sono tutta una serie di cose da per persone che hanno difficoltà nell'utilizzo del computer. Ci sono tutta una serie di link per la documentazione, anche per quanto riguarda Debian, XFCE, Ubuntu nello specifico, la documentazione del Cairo, insomma, Cairo Doc, ok? Poi abbiamo la selezione dei quattro desktop, visualizza ufficio è fantastico, quindi praticamente mostra il desktop. Poi abbiamo il menu delle applicazioni, che è quello là in alto a sinistra. Per quanto riguarda poi invece lo spegnimento, lo potete fare da qua. Qua avete il fantastico cestino e qua avete il classico terminale. Torniamo al menu di benvenuto, che abbiamo lasciato un po' in disparte, ma ci presenta un po' come poteva essere il Q4S che abbiamo visto nello scorso video. Ci sono tutta una serie di cose che possono essere utili alle persone che hanno si avvicinano da poco a questo mondo, il mondo della distribuzione Linux. Quindi abbiamo delle esercitazioni, la documentazione è quella che vi facevo vedere, ma facciamola breve, questi qua sono sostanzialmente dei bottoni per facilitare l'accesso a determinate risorse. Quindi qua possiamo anche togliere e dare vicino, che è una traduzione che sinceramente non saprei che cosa possa significare dal francese. Menu Start, in realtà l'abbiamo già visto utilizzando Cairo Doc là sotto, ma come potete vedere in realtà ci sono anche tanti altri software, tipo il gestore degli archivi, ci sono la parte dei font, la creazione degli hash della checksum calculator, quindi calcola una hash di un determinato file. Cos'altro abbiamo che potrebbe essere interessante? Warpinator, per inviare e ricevere file sulla rete, quindi sarà uno scambio file peer-to-peer, magari interno LAN sicuramente. La parte audio video, come vedete, è bella, bella corposa, ma l'abbiamo già vista prima. Cairo, giochi, quelli che abbiamo già visto, ok. Uomo patata, interessante, bello. Grafica, ci sono, c'è anche X-Sane per quanto riguarda la grafica, quindi per fare le scansioni.
Internet li abbiamo visti tutti quanti, sì, istruzione, ok, sì, abbiamo visto praticamente tutte le voci di Minook, e come potete vedere, io ve le sto facendo vedere perché c'è una marea di software già preinstallato, cioè non dovete fare nulla. Interessante se usate l'installazione, usate GDebi per installare i pacchetti .deb che scaricate, tipo il mio fantastico video su Albert Launcher che scaricate in .deb, poi lanciate GDebi, gli dite ovviamente una password di root perché le installazioni si fanno solo con l'utenza di root, si apre il file .deb che avete scaricato, che volete installare, e può essere anche TeamViewer ad esempio, e lui in automatico risolve tutte le dipendenze e con avanti avanti fine vi installa il software senza dover aprire la riga di comando. Quindi ve lo dico sempre che cerchiamo di fare le cose il più possibile senza la riga di comando. Io direi che abbiamo terminato, sì. Cosa interessante di questa Mabuntu? Allora, Mabuntu si presenta allo start con, adesso in questo momento ha 400 MB, ma in realtà perché abbiamo fatto tantissime cose, quindi la RAM è piena di oggetti che in realtà allo start consuma circa 250 MB di RAM. E su un computer che ha 2 GB di RAM, come può essere il mio portatilino, insomma, si riescono a fare determinate cose. L'interfaccia non è reattivissima perché comunque sia LXQT è sicuramente molto più pesante rispetto a un OpenBox che abbiamo visto su Antix o su una Bunsen Labs. Di conseguenza dovete avere un po' più di pazienza, specie se avete computer un po' tanto antichi, ok? Stiamo parlando di computer veramente che hanno più di 10 anni in questo momento. Quindi hardware che sono prima del 2009-2010. Per contro invece LXQT comunque si, secondo me è un'ottima alternativa, un ottimo desktop environment che vi permette di avere un'interfaccia pulita, molto facile, molto per certi versi molto simile a il menu start di Windows, quindi non avete grosse difficoltà, le icone vi permettono anche di identificare in modo molto facile e molto rapido anche i vari programmi che avete installato all'interno del vostro sistema, cosa che invece nel video di Bunsen Labs, se vi ricordate bene, avevo molta fatica a identificare perché mancavano proprio queste icone. Io sono una persona visiva e quindi utilizzo molto le icone per identificare i programmi che sono presenti all'interno delle voci di menu. Come vi dicevo, l'installazione la potete fare stand alone senza connessione di rete. Tutto questo software che abbiamo visto lo potete viene installato, preinstallato in modo automatico, infatti la ISO è bella corposa, ma avete praticamente tutto. È una distribuzione consigliata? Secondo me sì, perché comunque può essere utile per varie situazioni, persone come che vogliono approcciarsi a un mondo Linux, ma che vogliono anche avere un po' di facilità nella gestione di tutti questi aspetti, che non sono comunque avvezzi alla riga di comando, per bambini, quindi dedicare un computer piccolino che però o un po' vecchio che comunque sia può essere dedicato al disegno, piuttosto che all'educazione e quant'altro. Attenzione che ad esempio alcuni software tipo Stellarium, però essendo software 3D, fanno fatica a girare su questo tipo, su computer comunque vecchi. Direi di avervi detto tutto quanto. Il sito ufficiale, ve lo ricordo, emmabuntu.org, potete scaricare direttamente la distribuzione, ve lo faccio vedere direttamente dal sito web. Non scaricate al momento la versione alfa di Debian 11, ma utilizzate la Debian Edition 3, che è sicuramente la versione più stabile e funzionante in questo momento, disponibile sia a 32 bit che a 64 bit. Ok? Direi che per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Se avete suggerimenti o commenti, mi raccomando, i commenti, la mail, il sito web, tutti i punti di contatto, insomma, li vedrete subito dopo questo saluto. Ciao, 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 ciao.